Maestro, volevo chiederle, secondo lei, che cos'è la cultura di una città? Perché Milano si sta dibattendo negli ultimi tempi su trovare una sua cultura urbana, una sua cultura di città. Cos'è, secondo lei, la cultura di una città? È la sua civiltà, perché è chiaro che la cultura di per sé, se non ha riscontro nella realtà, direi che è inutile. È inutile che io capisca certi aspetti della realtà, che formuli dei ragionamenti d'altissimo livello, se tutto questo poi non diventa azione quotidiana e quindi civiltà. Allora, in questi ultimi tempi si parla moltissimo di cultura, mai come in questo momento ci sono iniziative culturali, associazioni culturali, però con una sensazione di smarrimento. Perché? Perché rimane cultura e non diventa realtà e quindi non diventa civiltà. Milano però è una città particolarmente in crisi e credo che dobbiamo forse lanciare qualche messaggio a una città così in crisi perché ritrovi il suo ruolo, il ruolo che le compete anche storicamente. Allora, qualsiasi tipo di messaggio, che sia la frase di un dotto, che sia un manifesto, che sia quello che vuole, perde di efficacia se non è riscontrabile nella realtà. Se io dico la parola amore, tutti sono disposti a sottoscrivere questa parola. Però la parola amore, pronunciata così, è una cosa che ripeto spesso. È un'icona concettuale. Amore è amore, bene. Diverso è dire amare. Amare è l'azione che l'amore impone a chi prova amore. Noi possiamo tenere delle conferenze sull'amore, poi uscire e darci dei cazzotti in faccia. Ecco, allora, i segnali forti si danno con l'esempio. Allora, se io credo nell'amore, se ci credo davvero, vado in cerca d'amore. Se vado in cerca d'amore, trovo opportunità per amare. Se trovo opportunità per amare, il mio amare diventa il messaggio, l'insegnamento. Quindi è un fatto di testimonianza. Ma questa è una storia vecchia come il mondo, non capisco, anche recentemente arrivano a casa delle cose, sottoscrivere questa cosa, non sottoscrivo più niente. È troppo facile sottoscrivere. Sottoscrivere non è un impegno personale, in fondo, sottoscrivere è mettere soltanto la Qualche firma. volta è Senta, un compiacimento esibizionistico. lei parla di amore, ma mi sembra che in questo momento Milano stia dando delle scarsissime dimostrazioni di amore, soprattutto con il problema della gestione dei Rom, dei campi profughi, eccetera. Quindi Milano sembrerebbe in questo momento proprio una città incapace di amare. Allora, quando diciamo, una società non ha un livello di civiltà corrispondente alla realtà storica del momento, si tende ad isolarsi, ossia uno si crea delle garanzie chiudendosi in determinati ambiti, può essere il proprio appartamento, la propria, come dire, categoria professionale. Grazie. Il bianco, il nero, chi parla il dialetto, chi parla un'altra lingua. Ecco, allora per avere garanzie, una certa sicurezza, l'idea che in quel luogo non sono esposto a rischi, mi chiudo in questo luogo e da qui nascono poi i conflitti. Perché? Perché è chiaro che tutti i diversi, non solo il nero e il bianco, ma tra il muratore e l'ingegnere, come dire, lei è costruttore, quindi ecco, se non c'è invece questa reciprocità, che è il segno della civiltà, la civiltà è soprattutto un dialogare tra gli uomini, il dialogo fatto in funzione proprio dell'ottenimento di un risultato pratico. Lei quando va in cantiere, lei va in cantiere ogni tanto. Adesso non più purtroppo, ma insomma ci Ecco, andavo molto. allora quando uno va in cantiere, che cosa fa? Va
o va lì come il padrone o l'ingegnere, o se va lì e conosce addirittura per nome gli operai. Adriano Olivetti questo faceva. Il padre di Adriano invitava a cena quelli che assumeva per conoscerli, e quindi attraverso un dialogo nasce una realtà non solo civile, ma perché civile una realtà vivibile. Adesso le faccio una domanda molto legata alla sua attività e alla sua professione. Abbiamo tutti l'impressione che dal punto di vista della Milano città dello spettacolo stiamo però vivendo un momento abbastanza interessante. Ci sono tante cose a Milano, se uno ha voglia di vedere, se ha voglia di andare al teatro, come forse anni fa non c'erano. Lei è d'accordo con questa nostra sensazione o no? Quello che le dicevo all'inizio, guardi, diciamo, ci vuole meno coraggio, meno esposizione al rischio, meno impegno a vivere attraverso la realtà fisica, no? Piuttosto che andare a sentire una conferenza o vedere uno spettacolo o quant'altro. È un po' come andare alla messa la domenica, passare tutto il repertorio delle orazioni, dopodiché tutto ciò che diciamo come invocazioni, scambiamoci il segno di pace, poi andiamo a fare, la mattina dopo ci stiamo già dando i calci in bocca. Allora, proprio perché queste solitudini generano paura, generano, come dire, tutti quei sentimenti negativi, noi celebriamo la civiltà a teatro, a una conferenza. È la storia dell'amore e dell'amare. Quindi più ci sono queste iniziative e più vengono frequentate per avere in qualche modo uno stimolo, un suggerimento, un'idea, e più vuol dire che non vogliamo affrontare la realtà. E quindi la sera andiamo a casa contenti, dice: guarda che bella cosa che ho imparato, sì, bene, bravo, ecco com'era bravo in conferenza, che bello spettacolo, va bene. Ma la mattina dopo chi sei? Sei diverso dalla sera prima o fai esattamente quello che c'è? Questa è la mia sensazione, che questa cultura in generale sta sostituendo la realtà, e quindi noi viviamo, come dire, da irresponsabile. Allora verrebbe da dire meno a teatro e più in strada. No, messa così non è una partita doppia questa. Bisogna andare a teatro, alla messa, al concerto, alla conferenza, leggere un libro, quello che vuole, per imparare ad adeguarci a ciò che abbiamo capito vedendo e leggendo. Il mio film ultimo, là, 100 chiodi, perché quello impianta i chiodi nel libro? Perché non basta leggere, bisogna agire. Quante case sono piene di libri, biblioteche fantastiche, ma non corrisponde quel livello culturale, accademico, al modo di vivere di chi è circondato da questi libri. Quindi non c'è niente da fare. Anche il Padre Eterno, per chi ha queste relazioni nella trascendenza, per farsi capire ha dovuto mandare Gesù Cristo, perché non capivano. Allora Gesù Cristo ha detto: vedete, per amare bisogna fare così. Allora tutti l'hanno capito a livello di comprensione. Quando Cristo ha detto: adesso tocca a voi, ha detto: meglio impiccarlo questo qui, perché disturba. Maestro, grazie. Con questa sua ultima battuta credo che abbia insegnato qualcosa a tutti noi. Grazie ancora.